Parlano di una bella iniziativa, di un momento di aggregazione, ma anche di barriere architettoniche, ma soprattutto mentali, e di paura ad uscire da casa per timore di essere giudicati. Per i diversamente abili di Licata, ma come in ogni altra parte del mondo, aprirsi a nuove esperienze non è una cosa semplice, anche se spesso la voglia non manca, ma a mancare sono i mezzi, a volte anche il coraggio, di affrontare magari sguardi poco rassicuranti e bisbigli che possono far male più di una ferita. Le vere barriere architettoniche sono quelle mentali, più quelle architettoniche. Infatti qui a Licata non c'è la cultura veramente del disagio dell'altro, bisogna entrare in questa cultura. Io invito la gente a non avere paura del proprio handicap, perché non c'è niente da avere paura, perché praticamente ognuno di noi abbiamo i nostri disagi e quindi non c'è questa necessità praticamente di nascondersi. Questa esperienza spero che sia un monito di rinnovamento affinché, ecco, si esca fuori, ma si esca veramente, sia con la mente che con il corpo, affinché, ecco, questi momenti siano momenti di aggregazione, di condivisione, e non soltanto una cosa formale, ma anche una cosa, un arricchimento spirituale. Ed è proprio per questo che ritrovarsi insieme può essere un modo per affrontare timori e paure, e vivere nuove esperienze può essere un modo per affrontare diversamente il loro handicap e in ogni caso sorridere alla vita. Divertimento, bellissimo, e grazie amica mia, voglio dire, grazie a un comune, il comune sarebbe Santa Maria Franca. Io sono felice, sono genio e mi piace la Bandiana. Io sono molto contento di questa cosa, io sono troppo felice per questa giornata. Ringrazio l'assessore Massimo Catanzrea, saluto Aldo Profeta, ringrazio tutti. Io ringrazio a Massimo Licata d'Andrea dall'amministrazione comunale e soprattutto alla dottoressa Santa Maria che ha organizzato tutto questo.